Una splendida giornata. Na 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 na, na na na. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. È una splendida giornata? Ma per noi sì, non lo so per gli altri, per i cuginetti o soprattutto per i tifosi della Lazio, se oggi è una splendida giornata. Non lo so, non lo so, non so. Non so, mi sa che non è proprio. Ne so! Non so se è proprio una splendida giornata. Hanno preso una scoppolata, ma proprio presi a pallonate. Sarri è così. La Lazio di Sarri è così. O parte bene, fa la grande partita. Quando parte male, anche noi che gli abbiamo dato 4-0, no? Quando, non pa quando parte male, poi non la raddrizza. Perché lui è dentro i suoi schemi mentali e non la raddrizza. Mi sa che non è neanche una bella giornata per i tifosi del Real Madrid. Non so, non so. Però mi sa che anche per i tifosi del Real oggi non è il massimo. Ma che ce ne frega a noi? Basta che è buona giornata per noi. Buonissima giornata. Siamo primi. Abbiamo nessun margine. Nel senso che noi non possiamo sbagliare neanche mezza partita. No, questo che sia chiaro. Perché noi basta che sbagliamo una partita e non siamo più primi. Perché il Napoli li ha 3 punti. Quindi dobbiamo rimanere molto attenti, molto concentrati, anche perché le ultime 5 sono 5 partite difficilissime, come vi ho sempre detto. E soprattutto io ve lo dico, perché poi non dite che io ve lo dico dopo, le cose sapete che ve le dico sempre prima. Dopo la sosta inizia un nuovo campionato. Questi capelli per aria? Dopo la sosta inizia un nuovo campionato. Proprio completamente nuovo. Io ve lo dico e ve l'avevo già detto. Perché adesso si stacca tutti, si pensa alla nazionale. Speriamo. Non sono molto positivo, devo essere sincero, eh. Con la Macedonia spero di vincere. Col Portogallo la vedo veramente molto difficile la partita. Spero, da tifoso italiano. Spero, però è difficile, è inutile dire che non è difficile, è difficile. Pensando all'Italia, ma soprattutto pensando a noi, sento queste critiche, queste polemiche. Di Lorenzo infortunato non ha convocato Calabria. Ma meglio così, ma meglio così. Io non capisco quelli che vogliono che i nostri giocatori vanno in nazionale. Ma meglio di no. Allora, se un giocatore va in nazionale, primo, è sotto gli occhi di tanti altri club, quindi più richiesto, di più del solito. Secondo, ti chiedono stipendio più alto, perché è un nazionale, quindi vuole uno stipendio più alto. Terzo, rischia l'infortunio. Calabria già 2 volte, 2 volte si è rotto. Si stanca. Ma meglio così. Cioè, non è che Calabria diventa meno forte perché non è andato in nazionale. Tanto noi lo sappiamo che è forte. Non c'è bisogno che vai in nazionale per dire che è forte. Tanto alla fine conta solo chi vince il campionato. Le chiacchiere stanno a zero. Quindi meglio che non ci vanno i nostri nazionali, meglio. Anzi, a me dà fastidio quando ci vanno, non quando non ci vanno. Quando ci vanno che mi dà fastidio, perché siamo sempre lì a rischio. Abbiamo visto, noi lo diciamo da 2 anni, ma abbiamo visto quanto gli infortuni e le assenze cambiano i risultati e cambiano la classifica e cambiano il parere e l'opinione delle squadre. Oggi scrivetemelo qua sotto, adesso io mi aspetto. Intanto che vi scrivete che tanto è gratis. Ma a parte quello che dovrebbe essere scontato, dovreste essere già tutti iscritti e condividere il video. Mi scrivete che squadra tifate? Io sono. Non scrivete, cioè, se tifi la Roma, non mi scrivere sono interista, perché, cioè, scrivi la verità, perché poi ci sono pure questi fenomeni. Mi scrivi che squadra tifi e poi mi scrivi oggi, il valore delle rose. Il valore della rosa dell'Inter, che basta che gli manca un giocatore. Cioè, ho sentito dire dall'Inter falcidiati dall'infortunio. Come falcidiati? Mi manca un giocatore. Uno! Falcidiati dall'infortunio. A noi ce ne mancavano 7-8 partite di titolari. Questi ve ne manca uno. Quindi oggi mi dovete scrivere il valore della rosa. Perché
della rosa, non degli 11 titolari, il valore della rosa dell'Inter, del Milan, della Juve, del Napoli, me le mettete in ordine, no? Il valore della rosa, non degli 11 titolari. Vedi quante volte te lo sto ripetendo? Lo ripeto un'altra volta? Valore della rosa. Perché oggi io penso che la rosa del Milan è molto più ampia e completa di tante altre, e questo anche grazie a Pioli, perché ragazzi, chi gioca gioca, entra in un meccanismo preparato e funzionante. A proposito di chi gioca gioca, che gioca, e adesso con Calulu cosa facciamo? Adesso ditemelo, ditemi voi adesso cosa facciamo con Calulu, perché intanto pare che sia lui il nuovo titolare, non è più Romagnoli, è lui il titolare ufficiale, a posto così, per me va bene, però dopo la sosta voglio vedere Pioli cosa farà. Alcuni dicono no, non è vero che Pioli ha avuto il coraggio perché Romagnoli si è infortunato, se no non l'avrebbe mai messo, capito? Non è che dall'allenamento tu metti uno titolare, in partita, quando lo vedi in partita, se merita durante la partita, perché l'allenamento era un'altra cosa, se merita durante la partita allora poi lo fai diventare titolare. Questo però ci sta, e poi il coraggio è di metterlo quando tu lo vedi in partita che sta facendo bene, perché tanti, anche se fanno bene in partita, poi li rilegano nuovamente in panchina, quindi è sempre dalla partita che nasce tutto. Abbiati è nato così, per dirti, sto ragazzino della Roma che sta giocando, Zelensky, come si chiama come presidente ucraino, l'ha dovuto mettere perché mancava gente, adesso è titolare, così ragazzi. Donnarumma uguale, se non si faceva male lì Diego Lopez, che si chiamava il portiere, non giocava nemmeno Donnarumma. I giovani così giocano, se c'è problemi, o se no fanno pochi minuti, in pochi minuti è difficile che sorprendi, o sei Kakà o viene difficile, no? E soprattutto un difensore, poi di conseguenza è normale che entri da un infortunio, il coraggio sta poi nel mantenere, quindi quello sì. La mia domanda però, più che a quest'anno dove mi sembra evidente che debba essere lui il titolare, la mia domanda è all'anno prossimo, a parte che adesso torna Super Simon, adesso, l'anno prossimo, oggi ci pensavo, pensa che vinciamo lo scudetto e Super Simon non ha giocato, però sarà lui a sollevarlo, che se lo merita Super Simon, molto più di Romagnoli di sollevare lo scudetto, comunque pure succede. L'anno prossimo, se Super Simon, come tutti speriamo, sta bene, chi gioca? Abbiamo Kier, abbiamo Tomori, c'è Calulu. Cosa fai? Lo tieni un anno in panchina Calulu? No, ma tanto sono tante partite, girano, capito? Se prendi anche Botman, come sembra che ormai abbiamo preso, quando gioca Calulu? Una volta ogni 3-4 mesi? Ormai da un lato è un grosso vantaggio per il Milan avere Calulu, ma anche lui stesso ormai ha una consapevolezza per la quale questo vorrà giocare. L'anno prossimo non è che si accontenta di fare il quarto difensore, se come tutti speriamo Kier sta bene, per noi, dice, noi avere quattro difensori forti serve, capito, a noi. Ma lui avrà voce in capitolo? Potrà dire, belli miei, io voglio giocare, non è che posso giocare una volta ogni quattro partite, giustamente. Quindi cosa si fa? Sarebbe meglio prendere un trequartista, come ho sempre detto. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, rispondete a tutte le mie domande, vi ho aperto un po' di cose interessanti, così per tenervi vivi e vegeti. Io mi fermo qua al posteggio di Baggio e vi saluto alla prossima. Ciao belli, ciao.